I better tell you before you get close. I'm a special case, I'm not like the other ones. There is a reason why I'm still alone. If you want to stick around, you need to ask yourself, are you enough of a man? Can you take me out of them? You think you'd be special, baby, I'll never change for someone else. Ciao a tutte patatini e patatine, benvenuti in questo nuovo video. Questa volta un video review, da come avete letto dal titolo, si parlerà di un mascara. Il mascara in questione è il Roller Lash di Benefit. Io ero andata alla presentazione di questo mascara il 22 gennaio a Milano e nell'invito da parte di Benefit avevano fatto intendere che era il lancio di un prodotto per capelli. Con mio grande stupore ho notato che era un mascara e ho detto, ah, questa volta che mascara lancerà Benefit? Ed era appunto questo mascara qui. Come potete vedere, il packaging è assolutamente diverso da tutti gli altri mascara. Il tappo è di gomma e simula un bigodino. Infatti questo mascara ce l'hanno regalato all'interno di questa pochettina trasparente, molto molto carina, soprattutto per riutilizzarla magari quando si va in viaggio. E all'interno questi quattro bigodini per richiamare la funzione del mascara. Perché la funzione del mascara, direte? Vabbè, molte l'avrete già sentito, avrete già visto altre review, avrete già letto sicuramente qualcosa di questo mascara. Parlo per chi non conoscesse ancora questo mascara o per chi semplicemente fosse curioso della mia review e vuole vederla, insomma. Questo mascara appunto ce l'hanno presentato come un mascara incurvante allungante. La texture del prodotto è abbastanza liquida, io adesso lo utilizzo praticamente da quando l'ho ricevuto, quindi dal 22 gennaio, e da allora non riesco più a farne a meno. Perché? Perché comunque le mie ciglia sono abbastanza lunghe già di suo, non sono neanche troppo dritte, ma ho un brutto vizio. Quando mi strucco la sera, o prima di struccarmi anzi, mi tolgo praticamente il mascara con le dita, e togliendomi il mascara con le dita mi stacco anche delle ciglia. E questa cosa la faccio da sempre, anche da prima che mi truccassi. Quindi facendo questa cosa, questa brutta cosa, mi stacco parecchie ciglia, soprattutto nella parte finale. Quindi ho delle ciglia sfigatelle perché quando vado a mettere il mascara sono tutte perfette a ventaglio e la parte finale manca sempre. Quindi durante il corso dell'applicazione, se vedrete dei mancamenti di ciglia o delle ciglia strane che finiscono tipo a metà, sapete il perché, perché io tendo a staccarmele. Questo perché magari mi tolgo il mascara in eccesso, magari mi dà fastidio il grumo che si è formato alla fine delle ciglia. Però questo mascara devo dire che mi piace tanto, perché a differenza del, innanzitutto a differenza del The Real, che molte amano e molte odiano, questo è molto più facile da struccare, assolutamente non fa l'effetto siliconico come il The Real, che amo, perché io sarò una su un milione ad amare quel mascara, ma perché a me piace l'effetto, a me piace anche l'effetto grumoso, effetto ragno, quindi sono un po' di parte. E quindi a differenza del The Real, che molto difficile da struccare, questo è molto più facile. La cosa diversa, oltre la texture, è anche l'applicatore, proprio perché l'applicatore, oltre al prodotto in sé che è incurvante e allungante, l'applicatore aiuta questo effetto incurvante. Quindi questo mascara è stato lanciato come anti piegaciglia, proprio perché senza l'uso del piegaciglia voi avrete delle ciglia già incurvate grazie a questo. Ma guardiamo più nel dettaglio lo scovolino. Come vedete ha una forma particolare, infatti questa forma aiuta a catturare le ciglia, quindi a prenderle per bene nello scovolino con un movimento rotatorio, quindi delle vostre dita. Voi quando applicate il mascara solitamente lo applicate da sotto a sopra nella parte interna, quindi con movimenti a zig zag. In questo caso con questo scovolino, se volete ottenere un effetto ancora più incurvante, basterà prendere dalla parte appunto sopra, sempre dall'interno verso l'esterno ovviamente, però anziché sotto sopra, quindi voi catturate le ciglia e rotate le dita facendo ruotare appunto l'applicatore. A questo punto il vostro applicatore catturerà le vostre ciglia proprio come un bigodino, proprio come quando, non so, la parrucchiera vi prende i capelli per fare la piega con la classica spazzola. Questo scovolino farà la stessa cosa e poi procedete appunto ad applicarlo nella parte sotto, nella parte interna, insomma come fate tutti i giorni, insomma come quando vi applicate il mascara normalmente. E facendo questa stessa cosa, se riuscite, anche nelle ciglia inferiori, dell'anima inferiore, perché in questo modo vi andrà in curvare anche la parte sotto e vi allungherà effetto appunto zampe di ragnetto. A me piace un sacco questo mascara, potete applicarlo due volte, ma io ho notato che se lo applicate due volte dovete applicarlo
molto molto meticolosamente, perché altrimenti tenderà ad appiccicarvi le ciglia, a creare troppi grumi, quindi dovete stare veramente molto attenti a separarle. Un piccolo suggerimento che vi posso dare, questo vale per tutti i mascara: quando vedo che le ciglia si appiccicano tra di loro, io prendo una semplicissima pinzetta, con la pinzetta chiusa infilo la pinzetta tra il grumo di ciglia e apro la pinzetta, in questo modo va ad aprirmi anche il grumo di ciglia appiccicato tra di loro, o semplicemente vado a staccarle piano piano prendendo le ciglia, stando molto attenta ovviamente, e me le stacco. Questo quando il mascara ovviamente è ancora bagnato, è ancora liquido. Dopodiché aspettate che si asciuga e poi fate la seconda passata. In questo modo, se la fate subito, l'effetto sarà sì, doppia passata, però appunto vi appiccica tutte le ciglia. Se invece voi separate prima tutte le ciglia, aspettate che si asciuga il mascara e poi fate una seconda passata, eviterete che le ciglia si appiccichino tra di loro. Oddio, che parola difficile, si appiccichino, ok, ce l'ho fatta. Comunque, questo è tutto a riguardo di questo mascara. Potete anche, se avete il Day Real e vi piace l'effetto che vi dà, potete fare la prima passata con questa, la seconda col Day Real, che ve le allunga e ve le rimpolpa, quindi fa questo effetto siliconico alle ciglia, quindi sta a voi a come vi piacciono di più le vostre ciglia. Io per scrupolo andrò a fare anche la seconda passata con il Day Real per vedere che effetto mi dà. In questo momento ho solo questo, quindi a fine video adesso vi lascerò al tutorial, all'applicazione di questo mascara, e poi all'applicazione seconda passata del Day Real, quindi per vedere insieme l'effetto finale. Il mascara è già in vendita da Sephora, lo potete trovare appunto nelle profumerie Sephora, al costo di 26,50 euro, quindi questo è il costo del Roller Lash per questo bigodino per le vostre ciglia. E niente, questo è tutto, spero che questa mini review vi sia piaciuta. Se vi piace questo mascara e siete interessati a provarlo e tutto quanto, vi dico solo una cosa: seguitemi su Instagram, perché magari più avanti potrebbe esserci un regalo per qualcuna di voi. Io non dico più niente, seguitemi su Instagram, vi lascio nell'info box e qui sullo schermo come potete trovarmi, e quindi vi lascio all'applicazione e ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao patatini e patatine. Before you get close, I'm a special case, I'm not like the other ones. There is a reason why I'm still alone. If you want to stick around.